Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo conquistato questa nuova casa finendo tutte le missioni dei Viking. E sono stato un filo deluso dall'ultima missione. Mi aspettavo, non lo so, un combattimento effettivo contro Tania e non un semplice muoio e cade di sotto. Vabbè, non ci preoccupiamo più di Tania, perché da oggi ci occuperemo di un'altra fazione. Piccolo aneddoto su Sentro: lo sapevate che all'inizio, quando il gioco doveva essere ancora lanciato, nei primi trailer, ancora prima che si sapesse qualcosa di GTA San Andreas, i Saints dovevano essere verdi e non viola? Solo che poi, quando Rockstar lanciò GTA San Andreas, nei primi trailer mostravano appunto anche loro i Grove Street verdi, e quindi tutti avrebbero gridato al plagio Saints Row, e quindi hanno fatto la mossa cambiando da verde a viola. Beh, non preoccupiamoci, perché da oggi ci occupiamo dei Los Carnales. Los Carnales, al primo sangue. Ehi là, Dex. Check this out. Check this out. Were the first organized gang in the city. The way Julius tells it, they owned the whole damn town until Benjamin King stepped up against them. Tell you what though, I ain't worried about their history so much as I am the fact that A, the Lopez brothers are crazy motherfuckers. B, Victor, their enforcer, survived a dozen VK drive-bys. Sounds pretty bad, right? Now add in that the Carnales are backed by the largest drug cartel in the world, and I think you'll understand why we're gonna play this safe instead of pulling. Qual è il cartello più grande del mondo? Income first, then we go for Hector. Sound good? Ah, guarda, mi fido di qualsiasi cosa tu mi dica. Era una domanda retorica. Va bene, grazie. Il primo obiettivo è qua, il secondo obiettivo è qua, ma si muovono o sono fermi? Mi sembra che siano fermi, ok? Muoviamoci allora. Ho abbastanza munizioni? Sì, direi di sì. La prima zona è qui. Ehi là, Los Carnales. Aspetta che voglio provare a fare un attacco di soppiatto. Tanto devo attaccare briga con tutti, quindi perché non farlo, no? Oh no, scusa, non volevo menarvi. Minchia. Ok, dai, prendiamo l'armeria pesante. Si nascondono qua dentro e io non ho granate, ottimo. Ciao, stronzo. Forza, venite fuori. Sono qui per uccidervi, dai. Dai. Non farla troppo lunga. Ce n'è ancora uno e si sta nascondendo. O è qua sopra o è qua sotto a questo punto. Buongiorno a tutti. Come faccio a distruggerlo? Ah, devo proprio sparargli? Un colpo solo è bastato, porca miseria. Bella macchina, fratello. Sei, ti dispiace se te la rubo? La mia è un po' rotta. Ecco fatto, tutto risolto. Che incidente madornale. Eccoci qua, la seconda zona è proprio qui davanti. Aspetta, aspetta. Ecco fatto. No, 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 fermo. Ecco fatto, tutto risolto. No, e dai, stavo dicendo, ho poche munizioni. Come siamo esplosi? Che cosa è esploso? Io ero fermo. Eccoci di nuovo qua. Stavolta magari stiamo lontani dai barilotti esplosivi. Che ne dici? Ecco fatto. Guardali lì i barilotti esplosivi che fanno finire le run. Aspetta che carico. Ecco fatto. Aspetta che prendo anche io il fucilozzo a pompa. Buongiorno. C'è qualcun altro qui? Missione compiuta.
Due zone addirittura, $3,800. Hai sbloccato il terzo companion! Finalmente. La morte a parte che non era calcolata, comunque... La missione è stata veloce. Ah, che bella nottata. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.